giorno al Bois de Boulogne. Tasse, costo del lavoro e affitti insostenibili, così da dicembre il prezzo del caffè al bar aumenterà in tutta Italia. Laura Cason. A denti stretti lo dobbiamo fare, purtroppo sarà 1,10 anche noi. Se andiamo in lire paghiamo più 2.000 lire un caffè, più di 2.000 lire. Ne prenderemo uno di meno al giorno. Genova, qui gli aumenti saranno consistenti. Italiani, popolo di poeti, creativi, fantasiosi e appassionati bevitori di caffè. Ne consumiamo 80 milioni di tazzine ogni giorno, ma una delle nostre più consolidate abitudini rischia di diventare sempre di più un lusso. Per un caffè bevuto al volo, in piedi, al bancone di un bar, una moneta da un euro non basterà più. Gli aumenti scatteranno dal 1° dicembre. Una decisione sofferta, fanno sapere i rappresentanti di categoria, che però dopo 5 anni di blocco dei prezzi non poteva più essere rimandata. L'aumento diventa una necessità per poter stare sul mercato, consapevoli che non è un problema di materia prima, ma sono i costi di locazione, i costi del personale, i costi di un attrezzo. Il prezzo del caffè salirà mediamente a 1,10 euro, 1,20 a Genova, stessa cosa a Torino, ancor più costoso a Bologna, dove in centro arriverà a 1,30 euro. L'aumento dipenderà comunque dal singolo bar. Per me lo trovo esagerato. Imbevibile ormai, non si può più bere. E per la serie c'è sempre qualcuno che sta peggio, consoliamoci così. Io in questo momento vivo a Berna. Un caffè costa dalle 2,50 euro a 3 euro. Io vivo in Inghilterra, un caffè costa intorno a una sterlina e 50. 1,60 euro, 1,70 euro. Il tè costa di meno là, ecco.